Il Terni Linux User Group organizza il Linux Day 2014. Apri la tua mente, usa il software libero a casa e al lavoro. Alla Biblioteca Comunale di Terni, sabato 25 ottobre dalle 10 del mattino, per scoprire un modo nuovo, gratuito e libero di essere impresa o cittadino. Ingresso gratuito. LibreOffice in Italia, la suite libera per l'ufficio e la sua community italiana. Come accennava Federico, per l'appunto mi chiamo Gabriele Bonzo, diciamo che prima sono una persona fisica, poi sono un professionista, poi sono segretario dell'associazione Terni Club, che è l'associazione che organizza ogni anno di conferenze con il Terni Festival. Sono consigliere di Libre Italia, questa associazione neonata perché è nata ad agosto. Sono fondatore e consigliere di questa associazione, in quanto comunque tra virgolette milito nel progetto LibreOffice e già prima nel progetto OpenOffice da tanti anni, che insomma inserito tutti. E in ultimo sono membro del membership committee di The Document Foundation. The Document Foundation, sì, infatti pare che poi con lo sponsor devo fare. Mi hanno incastrata e mi hanno eletto. All'interno di questo membership committee, che sostanzialmente è uno dei tre organi che governano la Web Foundation, ed è quello che decide chi può entrare e chi no, tra virgolette, perché a differenza di altre associazioni che hanno una quota d'ingresso, la Web Foundation non ha una quota d'ingresso, ma per entrare e per rimanere bisogna contribuire. Per cui sostanzialmente il mio lavoro è quello di verificare quando qualcuno fa chiesta d'ingresso o di permanenza, che effettivamente abbiamo contribuito al Wikipedia, alla wiki del progetto, ha fatto le relazioni, ha fatto sviluppo del software, insomma, che abbia fatto qualcosa all'interno del sistema del progetto LibreOffice. Cos'è LibreOffice? Il 90% ormai delle persone lo sanno, ma per tendenza è bene dirlo, è una suite da ufficio comparabile a Microsoft Office, sotto gli aspetti chiaramente sono di parte, ma sono anche mezzo. Però, lo so, però diciamo sicuramente comparabile e sostituibile. Si compone di un modulo di videoscrittura, che è sì, ok, modulo di videoscrittura, il foglio di calcolo, il modulo di presentazione, quello con il quale ho realizzato queste slide, un modulo di disegno che nell'Office della Microsoft non c'è. Diciamo che è un po' paragonabile a Microsoft Visio, se vogliamo, un incrocio tra Visio e Publisher, che però sono due prodotti sempre commerciale della Microsoft a parte, cioè quindi diciamo che per avere le funzionalità del pacchetto LibreOffice in teoria uno dovrebbe sborsare soldi per Office, Visio e Publisher, cioè per avere magari probabilmente con un esborso del genere hai qualcosa di più, perché insomma non posso dire che Visio sia inferiore al però magari stiamo parlando di parecchie centinaia di euro. Poi c'è un modulo base che è un po' paragonale, è un gestore di database, il motore per la gestione della creazione dei grafici, per le formule, e poi lo scripting, cioè la possibilità di fare script come su Microsoft Office, cioè VBA, il LibreOffice ha un suo basic ereditato da Star Office e da Star Office, che si chiama Star Basic, che è molto simile al Visual Basic. Oppure si può programmare, si può scriptare in Python. O c'è un altro linguaggio che si chiama Uno, che è una cosa un po' particolare, ma insomma c'è parecchia scelta. Per completare, diciamo un'idea con la videoscrittura è paragonabile a Word, questo è paragonabile a Excel, si chiama WebWriter, Word, Calc, Excel, Impress, PowerPoint, Draw, abbiamo detto Visio, Publish, e Base, Access. Per completezza, è dire che mentre questi moduli sono molto maturi, e veramente comparabili se non migliori di quelli della Microsoft, Base è un po' indietro rispetto ad Access. Ciò non toglie che sia una buona piattaforma, però un'altra è una storia più ricca, diciamo, di natura. 8 buoni motivi per scegliere LibreOffice. Allora, prima serie completa abbiamo appena detto. Utilizzare da grandi enti e aziende, cioè non è più un salto nel buio, diciamo, fa un posto, non ho visto mai, cioè, ormai ci sono qualche milione di installazioni in tutto il mondo, se non di più. È un progetto indipendente in grande crescita, lo vedremo tra poco questo. C'è un grande investimento sulla qualità del software,
lavora con formati standard indipendenti e aperti. Ora sono tutti i punti che vi leggo, poi vediamo nel dettaglio. C'è un'eccellente interoperabilità con i formati Microsoft, insomma legge e scrive i file di Word e serve come vuole. Protocolli di riferimento, ci sono dei protocolli di riferimento per l'immigrazione e i training, anche questo lo vedremo, e poi l'ultimo c'è dietro la comunità italiana per l'Italia. Prima parlavo di The Document Foundation senza spiegare, chiarire che è la fondazione con sede a Berlino, è una fondazione quindi senza scopo di lucro, ma Stiftung in Germania chiamano così, che è quella che coordina lo sviluppo di LibreOffice. Anche se coordina, non una cura, perché in realtà lo sviluppo è fatto da terzi, tra virgolette, poi cioè, credo ci siamo modi di spiegare. LibreOffice, applicazione completa che non funziona. Questo è uno screenshot, cioè una via di writer nel laboratorio di testi. Ora lo vedete in inglese, molte slide sono in inglese, perché queste slide ce le giriamo tutta Europa, sostanzialmente ce le scambiamo, non lavorare 10 volte, però il programma è localizzato in 158 lingue, compresi alcuni dialetti italiani, dialetti, cioè c'è stato l'italiano, c'è cioè il friulano. Purtroppo il bello delle comunità open source è del software libero, che chi vuole fa, e quindi nessuno dice di no, c'è un simpaticone, diciamo così, che ha voluto tradurre il programma in friulano, per me, nessuno dice no, non lo fare perché ci serve, lo vuoi far farlo. Questo è il foglio elettronico Calc, come vedete anche qui è in tutto e per tutto simile a Excel. Notate questa barra laterale, che è molto comune in Microsoft Office, qui è diventata tra virgolette da poco, nel senso che c'è sempre stata, come vedete qui in Impress. Il modulo Impress, quello che ho usato per fare queste slide, questa presentazione, di default, cioè la visualizzazione di default aveva questa barra laterale a destra con tutti quanti gli strumenti per impostare proprio l'animazione e quant'altro, mentre gli altri moduli, Writer e Calc, no. Però si è visto che oggi con gli schermi a 16 nonni, come vediamo che sono quelli allargati, chiaramente c'è più spazio in orizzontale e magari non serve per i documenti di solito sono in verticale, quindi che succede? Che c'era spazio in eccesso e quindi hanno pensato di rendere le fonte, quindi se non vado errato le nuove installazioni parte già con quella barra, comunque voglio dire basta andare su tutto visualizza, ci sono cioè, barra laterale, attivi che si apre e poi la personalizzi come vuoi. Dove, questo è il programma di disegno che vi accennavo prima, è molto spesso viene un po' trascurato. Nel senso, sì, per programma di disegno in realtà di una potenza sconvolgente, nel senso che ci si può fare di tutto, dalla desktop publishing, quindi impaginazione anche di volantini, di manifesti e quant'altro, alla creazione di schemi tecnici, ed è molto potente in questo, perché per esempio uno strumento che io lo trovo è il connettore. Il connettore è sostanzialmente, cioè si vede da piccolissimi, faccio prima questo. Il connettore permette di connettere ovviamente, di collegare delle figure, degli elementi grafici anche sullo disegno, ma chi segue, cioè se io collego, che so, faccio una schema di qua per esempio, no? Che ne so, computer, proiettore, so già due blocchi, no? Oppure microfono, mixer, amplificatore, casse, no, gli schemi tecnici ovviamente. Quando io ho collegato questi blocchi tra loro, poi decido di spostarli perché a livello grafico non mi piace più come l'ho messo, io li sposto e lui mi segue con i collegamenti. Non devo fare le linee a mano, però aspetta, sposto un oggetto, sposto tutte le linee perché no. E questo è il bello. Ovviamente al connettore posso dire che è una freccia, due frecce, tratteggiarlo, curato, largo, stretto, basso, alto. In più posso comunque stabilirmi la posizione. Cioè lui mi fa il collegamento automatico, però posso personalizzare diciamo dove passa, in modo che non mi va a coprire altre figure, ad esempio. Scusate la digressione. Base, questo è il gestore di database, come vedete anche molto simile, access. Sulla sinistra abbiamo tabelle, query, maschere e report. In italiano, questo in italiano parla di vabbè, tabelle, query, qui si chiama formulari invece di maschere.
perché effettivamente in inglese c'è form e la traduzione che è stata scelta è formulario, che alla fine insomma, secondo me anche meno che a fare di maschera, no? Sì, non è questa rimanere questa domenica. Questa è un esempio di importazione da Microsoft Visio, vedete che questo è proprio lo schema tecnico. Tenete presente che io ci ho fatto anni fa, lavorare in una banca, ci ho fatto lo schema di tutta la banca tre piani, quando l'hanno visto, ma come fatto? Semplice, mi sono fatto dare le parametrie, le ho messe sotto e su quello ho lavorato in pratica, quindi avevo già il schema geografico, topografico, tra virgolette, sono stato aggiunto i computer, collegati, eccetera. Per considerare che Draw gestisce più livelli, cioè io posso per esempio mettere, che ne so, su un livello tutta la parte di computer, su un altro tutta la telefonia, ad esempio cosa ho fatto però, e così via, quindi gestisce più livelli e sono poi la possibilità di accenderli e spegnerli e quindi farli vedere o meno, farli stampare o meno, insomma, è parecchio potente. Questo è un esempio di importazione, già stiamo guardando delle funzioni, di importazione degli smart art di PowerPoint. PowerPoint è la versione del 2007 in poi, cioè questi smart art, francamente io ve la giro come perché non lavoro più su Microsoft Office da 2000-2001, cioè qualche volta mi capita per qualche fine che c'era anche di fare personalizzazioni, ma io di no, comunque sono un product specialist, però perlomeno lo uso anche. Quindi però vedete che nell'ambito della compatibilità con Microsoft Office riesce a importare file dell'Office e anche file particolari che contengono oggetti moderni quali questi smart art. Qui c'è un esempio di intestazione per di pagina, ci fa vedere come è possibile impostare l'intestazione della pagina, la visualizzazione grafica, prima la videoscrittura ovviamente. Qui ci fa vedere invece nell'ambito della foglio di calcolo, la possibilità della formattazione condizionata, che per chi non sa cos'è, sostanzialmente io posso dire al programma, guarda questa cella, sapete che tutte celle, no? Questa cella me la fai verde se il numero che contiene è da 0 a 10 ad esempio, gialla se è da 10 a 20, rossa se è da 20 a 30, ma adesso faccio esempio banale. Ecco, la cosa, la novità delle ultime versioni di calcolo dal 4.2 in poi, cioè LibreOffice 4.2 in poi, è che non ho limiti alle condizioni che posso porre, prima al massimo 3, quindi veramente l'esempio del verde, giallo e rosso tipo semaforo era il massimo che potessi fare, invece poi non c'è più questo limite, come vedete qui già ne ha elencate 11, poi basta attivarle e poi subito le mettere un'altra sotto. Un'altra funzione, parliamo sempre di compatibilità verso altri software commerciali, è l'importazione da CorelDRAW. CorelDRAW, per chi non lo sapesse, è un software di impaginazione grafica, detto desktop publishing, e DRAW, lo so che si chiama in modo simile, ma insomma DRAW di LibreOffice, può importare il file di CorelDRAW. Attenzione a importare, sento che ci sono numerosissimi filtri in importazione, in apertura in LibreOffice, per motivi di compatibilità, però poi per quanto riguarda il salvataggio, quindi l'esportazione, sono di meno per scelta, perché voglio dire, se tu vuoi continuare a usare il formato CorelDRAW, via le CorelDRAW. Godo che tu mi dici, io ho dei vecchi progetti, voglio importarli, però voglio passare LibreOffice, quindi tu importi il formato di CorelDRAW, lo lavori su quello che vuoi e poi lo salvi però in formato LibreOffice. Se invece tu vuoi usare, diciamo, LibreOffice posto di CorelDRAW, però con la mentalità di maniera di CorelDRAW, comprati CorelDRAW. E questo vale anche per Office, tutte le altre compatibilità che LibreOffice permette in ingresso. Questa è un'esportazione in CSV, CSV sta per Comma Separated Values, cioè valori separati da virgola, sostanzialmente è un file di testo liscio, come si dice, plain, in cui ci sono una serie di valori separati dal separatore, che non è la virgola, ma si può personalizzare, vedete, c'è il field delimiter, qui posso mettere il punto e virgola del tabulatore, e vedete che ha numerose opzioni, tra cui prima la prima è importante, la codifica. Il TF8, questa è sostanzialmente la codifica dei caratteri in ambito internazionale, perché bello, il mondo è bello che fare, noi abbiamo le tracce date, l'inglese non ce l'ha, i tedeschi
funzionalità publisher. Tra l'altro, come dicevo, queste slide ce le giriamo poi tutta la roba, perché è sempre nell'ottica della collaborazione, no? Per cui ognuno fa, poi vedrete, ci sono alcune slide che ho fatto io e che girano. Questa per esempio è russo, questo va un po' a confermare quello che vi dicevo della internazionalità del programma. Questo è il supporto del protocollo CMIS, che è un protocollo per la gestione documentale, la cosiddetta dematerializzazione, no? Che va tutto di moda, che speriamo che andrà bene, cioè insomma tutta sta carta che sommerge gli uffici, specialmente gli apparati pubblici. In teoria dovrebbe andare un po' a sparire, e quantomeno può essere coadiuvata dalla gestione documentale, quindi a fianco al cartaceo c'è il digitale. Il bello qual è? Che chiaramente c'è un sistema, immaginate una specie di Google che dice cerca apposta il documento, però tac, in un attimo trova la nostra scartabella, poi fatto uno. Eppure ancora tanta gente che scartabella e fa bene. Questa è un'altra funzione, sono i commenti nella mia scrittura. Si vede abbastanza bene. Sostanzialmente, se io lavoro in un team, in una squadra, oppure ho un supervisore, un capo, o una segretaria sotto di me, posso produrre dei testi e poi sottoporli a revisione. A quel punto, chi li revisiona, ma possono essere più persone, possono apporre dei commenti oltre a fare delle modifiche. No? Ci sono due sistemi: uno è questo dei commenti, l'altro è proprio la modifica del testo. E il programma tiene traccia di tutte le modifiche, dice guarda Tizio ha aggiunto questo, Caio ha tolto quest'altro, e ti permette di tornare indietro, accettare o negare le modifiche, in spirito collaborativo. Vedete che ci sono colori diversi, perché appunto quando ci sono più commentatori, più persone che collaborano al progetto, per evidenziare chi ha fatto cosa, usa i colori diversi. Un'altra cosa da evidenziare è che fino a qualche versione fa, tra virgolette, qualche versione passata di LibreOffice, i commenti erano legati a un punto del testo, cioè questa freccia finiva in un punto e basta. Cioè il commento era collegato a quel punto del testo, che era già abbastanza sufficiente. Però la novità è che invece ora si può collegare a un'altra sezione di testo, cioè tu senti una parola, una frase, cinque parole, quello che è, e colleghi il commento a quel contesto lì, è un po' più chiaro, no? Cioè dice guarda, questa cosa che ti sto scrivendo è riferita a quel pezzo di testo. Questa è l'importazione di oggetti grafici, un esempio di importazione di oggetti grafici da RTF. RTF è un formato che voleva essere una specie di come si dice la foglia? Insomma, un'apertura di Microsoft verso terzi, no? Un ramo sciabellivo, diciamo così, tra virgolette, ma parliamo di tanti, tanti anni fa, è andato negli anni 90, cioè è andato quasi insieme all'Office della Microsoft, però l'ha inventato Microsoft. Voleva essere una cosa aperta, ma Microsoft ha un'allergia proprio alle cose aperte, quindi non ci riesce. Veramente ogni versione di Office la codifica cambiava, non è mai stata standardizzata. Per esempio, poi ci dobbiamo, però probabilmente sì, credo che non c'è una parte standard, però voglio dire subito, per esempio, per quanto riguarda altri settori strategici come la telefonia, ma anche altri, l'elettronica, la televisione, no? Gli standard esistono e si rispettano, non si è capito perché, e soprattutto per esempio in America, quando la AT&T, che era la compagnia, è tuttora la compagnia telefonica più grossa in America, però quando iniziava ad avere dimensioni eccessive dal punto di vista di predominio del mercato, si sono procurati in America di costringerla a spacchettarsi e aprire la concorrenza, cioè evitare il monopolio. Questo è successo in AT&T, tanti esempi abbiamo, no? Non è successo, cioè, gli informati a questa cosa sono un po' insensibili, diciamo, oppure sono un po' amici, diciamo così. Per cui che succede? Che la Microsoft, per carità, non per togliere la qualità del software Microsoft, però di fatto ha avuto il permesso, ha avuto la possibilità di arrivare nel periodo della sua vita al 90%, insomma. E quindi faceva già l'effetto del tempo. Tornando al mercato, diciamo, al settore telefonico, televisivo, cioè noi guardiamo il digitale terrestre, no? Non è che il digitale terrestre è legato, che ne so, a Mediaset, piuttosto che a Rai, o
seguito. È uno standard. Punto. Se tu vuoi trasmettere in Italia la TV oggi, purtroppo devo vedere io dei trasferi adeguati allo standard del digitale terrestre, nel MPEG 4 e quant'altro, fare meglio sentire. MPEG 2 e quant'altro. Ci sono delle regole indipendenti, fatte da terzi, invece, tornando all'RTF, questa era un formato tra virgolette aperto, ma ha fatto una ditta e qui non c'è niente di male, ma non è mai stata messa al sistema, non è mai stata standardizzata. E per questo che l'RTF è un formato che io sconsiglio paradossalmente. No, anche là lo consigliavo perché comunque già c'avevo un po' una visione di apertura, però poi ho riscontrato gli altri programmi se l'RTF lo hanno male, quindi meglio, a questo punto meglio usare altri formati. Un'altra novità, una funzione recente, è l'esportazione dei grafici come file raster, cioè come file immagine. Può servire, io di solito lo sconsiglio perché chiaramente la differenza tra un file vettoriale e un raster è che quel secondo sgrana, cioè quando ingrandisci, già questo può essere un risultato che è un po' sgranato, no? E mentre invece il vettoriale non sgrana, cioè può essere ingrandito e non incerito all'infinito perché è calcolato in tempo reale. Tra l'altro ci sono dei grafici in cui le slide perché io per i miei standard sono troppo sgranati, un po' scemi, gli serve che sono fatti. Che vi dimostrerò. Andiamo avanti, questa è un'altra funzione ed è l'integrazione con Google Drive, cioè sostanzialmente ho la possibilità di salvare direttamente su Google Drive senza avere il client installato. Queste sono le prestazioni di calcolo, cioè la velocità del foglio di calcolo, diciamo l'Excel, l'incidente di Excel, abbiamo detto, no? Praticamente un grosso difetto di questo progetto era che era lento, ma parecchio lento, cioè obiettivamente sì, è vero, è un software open, è tutta la filosofia che c'è dietro, in più lo pago, oppure posso non pagarlo, non sono concreto, eccetera, eccetera. Però obiettivamente ti ricordo che io ci faccio la gestione del magazzino della azienda da anni, cioè c'era un periodo che stavi lì proprio un attimo, e poi c'era l'ordinamento che gli aiuti erano tantissimi. Ecco, negli anni chiaramente questa cosa è uscita fuori, insomma, non è che poteva rimanere il titolo, come si dice. E quindi dalla versione 4.2, come vedete, c'è un miglioramento drastico. Nello specifico questo grafico parla dell'apertura di un file, perché prima, sostanzialmente ogni volta che un file di calcolo, lui lo ricalcolava tutto. Perché? Cioè alla fine sono 31 ore e basta, non hai fatto modifiche. E quindi, giustamente, qualcuno alla fine svegliava ha detto, ma che c'è? Lo ricalco se serve, l'apertura track è diventata istantanea. Un'altra funzione della stampa delle note, le note ne abbiamo parlato prima, no? Posso, oltre che vedere il video, volendo, posso anche stamparle per revisionarle insieme al resto del personale, posso formattarle, cioè posso fare un carattere particolare, magari più stretto, così c'è un più roba. Libero accesso utilizzato da grandi altre aziende. Il governo francese, ad esempio, c'ha 500.000 installazioni di LibreOffice. Tra l'altro manca la slide del governo brasiliano che lo supera. Mi pare che sta intorno a 1.200.000. Sì, perché in Brasile non è che si navigano nel loro, quindi si sono svegliati prima da quelle tecniche. Nello specifico la Francia vede che 15 ministeri, tutta la città Marie, quindi tutto il corpo. Sì, la polizia, diciamo, francese, tutti usano, addirittura la città di usa Linux e LibreOffice. La comunità valenziana, come la chiamano loro, che praticamente Valencia e tutta la sua regione, 120.000 vicini, il Ministero della Difesa di Valencia, 45.000 vicini, tutto il sistema ospedaliero di Copenaghen, comunque sono 25.000 vicini, la città di Munch, Monaco di Baviera, anche lei usa LibreOffice e Linux. Nello specifico si sono fatti una personalizzazione di Ubuntu Linux che si chiama Linux, perché Munken no, Linux, vabbè. Enti pubblici in Umbria, qui avevo messo regione, in realtà è quella che la usa meno, nel senso che ho usato il consiglio regionale al momento. La provincia di Perugia è quella che ha parte installato LibreOffice più grande, fra poco ne parleremo.
insieme all'ASL, attualmente uno, insomma, io la chiamo ASL, un prenota, non sono prima. E il consiglio regionale ha detto, in teoria ci sarebbe anche la provincia di Terni, anche se ha fatto solo Cursette, nel senso che ha detto lo vediamo, poi anche noi, no, stanno nel progetto, quindi più breve di quello che d'accordo. Però diciamo che hanno dovuto delle liste diverse, ma è comprensibile, cioè quando c'è la rete lo sparito, quindi giustamente ha detto aspetta un attimo, non vediamo, non lo so. Però è il programma, credo che qualche ci sia già comunque. Si è già partito qualche ufficio pilota, come si dice già, no? Il comune di Toli sta a adottare il LibreOffice, il comune di Terni, a partire da questa struttura, sta per cominciare, stiamo per cominciare questa avventura, dico stiamo perché chiaramente c'è qualche regione, c'è stupito anche a Terni. La provincia di Cremona, di Macerata, di Bolzano, Bolzano forse la dire. E poi lì sembra una fesseria, ma la provincia di Bolzano, essendo in Trentino Alto Adige, c'ha il doppia lingua, no? Quindi qualche complicazione in più c'è. Devo dire, superata bene dal progetto di Medellin. In grande dipendente e in grande crescita. Praticamente la storia. LibreOffice è eredita da OpenOffice. Attualmente esistono entrambi, e ora vi spiego. OpenOffice è realizzata da StarOffice. StarOffice è un progetto nato da uno studente, da parte del 68, mi sembra, sì, perché c'è 52. Quindi questo, quando doveva fare l'esame di maturità, quindi c'era avuto 18 anni, non voleva usare Microsoft Office. Non ce l'aveva, non poteva comprare, non lo so, poi magari mi pare che era di occulto tedesco. Magari c'è una sensibilità un po', cioè io grado, da noi non avrebbe più interpretato dopo a caso, cioè si vede in altri paesi una sensibilità di tipo, ma sai che c'è, no. Insomma, la cosa bella è che si è messo lì, si è riscritto la mia scrittura, soltanto quello, tutto è partito da lì, infatti sempre il componente di avanzato attuale. E quindi ha scritto Start Writer. Poi, nel frattempo si è diplomato, ha iniziato a lavorare consulente informatico, iniziava a piazzare il suo prodotto, piaceva, insomma ha messo su una sedia nel garage, poi è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, quindi dall'87 che è tutto iniziato, 87-87 che tutto è iniziato, nel 2000 ha venduto la Star Division, che ormai era la grossa azienda che faceva Star Office, che era già la suite completa che più o meno conosciamo oggi, alla Sun Microsystems, la quale ha avuto la buona idea, grazie a Dio, di aprire il sorgente. Cioè, quello era un prodotto chiuso della Star Division, però la Sana ha comprato tutti i diritti, ci ha detto proprio in toto, ora questa io ci faccio quello che mi pare. Siccome comunque la Sana si è sempre occupata di sistemistica, sistemi operativi, macchine, hardware, insomma, e non di software espressamente, quindi sarebbe stato oneroso dover assumere del personale per fare continuare il progetto Star Office, ha detto sai che c'è? Io mi faccio di parte della comunità, già esistevano altri progetti di community a livello GNU, Linux e quant'è altri, ha aperto il sorgente e quindi ha dato vita a OpenOffice. Quindi nel 2000 l'ha comprato, tra poco vediamo, ecco, questo per esempio lo sono rifatto in vettoriale, cioè c'era un bianco e nero da scrivanissimo che ho detto no, io lo faccio, quindi si era con gli strumenti che io ho già citato, l'ho fatto. Quindi nel 2000 è stato creato il progetto OpenOffice.org, senza la Sana ha detto io apro sorgente, poi ci vuole del tempo prima che la gente si aggregi intorno alla comunità. Nel 2001, circa un anno dopo, è uscita la prima release di OpenOffice.org 1.0. Oddio. Negli anni sono uscite varie versioni di OpenOffice, 1.1, 1.2, 2.1, 3.4, ma mi pare che dopo ci sta sempre 1.3, 1.3, e va bene. Nel frattempo, nel gennaio 2010, purtroppo, la Oracle si è macchiata, si è già si è comprata la Sun, in toto, Sun è sparita. E vabbè, era già successo prima, no? Sun si è comprata Star Division, un poco male. Chiaramente comunque in questi casi c'è stata un po' di preoccupazione, ma che fine fa il progetto?
ancora con la garantiva, non vi preoccupate, noi continueremo a gestire il progetto, bla bla, però di fatto per 7-8 mesi, 7 mesi non hanno fatto niente. A un certo punto tutti i programmatori dipendenti, perché poi ha comprato la SAN, quindi questa gente si è adattata in pratica, perché non gli davano dei compiti, cosa facevano, insomma non era stimolante. Siccome all'estero evidentemente c'è molta più mobilità nel mercato, la gente non si fa la scuola di ciao, ma rimane. Chiaramente l'hanno fatto dopo essersi organizzati. Sostanzialmente è lì che è nata The Dogon Foundation, questa stifto che dicevamo, no? Che non ha assunto i programmatori, attenzione, non ha assunto i programmatori, semplicemente li ha coordinati e piazzati. Ad oggi LibreOffice, che comunque è uno dei progetti più grossi di open source al mondo, è curata da programmatori indipendenti da Red Hat, Google, IBM 9 che è ancora arrivata a open office, poi vi spiego. Insomma ci sono dietro novelle, scusate, dimenticavo, ho cagato a fare novelle, ci sono insomma svariate aziende che prestano, tra virgolette, personale a questo progetto. Perché? Dice, ma se io sono redatto che faccio il sistema operativo, che me frega a me? No, nell'ambito sempre della community, come ha spiegato Federico, tutto torna. Cioè è chiaro che un conto è vendere un sistema operativo da solo, un conto è vendere o comunque diffondere, insomma, distribuire. Un conto è distribuire un sistema operativo che già al suo interno ha una suite d'ufficio. Chiaro che c'ha più appeal, c'ha più, ci sono più probabilità che qualcuno adotti, perché un conto è come mi piace il sistema operativo, tanto fermo, punto. E mo che ci faccio? Ma mi serve scrivere lì, invece tu ti dici guarda c'è già il prodotto. Quindi c'è interesse, c'è alla fine come si diceva prima, il paradigma dell'economia del mondo open, del software libero. Tenete presente che il mondo del software libero cresce il 30% all'anno, numeri certificati, quindi non è che mentre gli altri il software chiuso paradossalmente intorno all'8-9%, perché è un paradigma completamente diverso che si sta dimostrando vincente. Comunque, chiudiamo qui il discorso della storia. Ora l'ha abbandonato ad aprile 2011, il progetto OpenOffice ha ammesso che intanto non gli fregava niente. Nel primo giugno, quindi un mese e mezzo dopo, lo ha donato a Apache Software Foundation. Apache, per chi non lo sa, è la fondazione che cura lo sviluppo di Apache di web server, cioè che penso il 65-70% dei server web mondiali, quando fai www.libero.it, nel 65-70% dei casi risponde è un server Apache. Tu lo sai perché lui ti manda la pagina, è trasparente per te, ma chi ti ha mandato le immagini, quei file, le scritte, è un server Apache. In teoria è buono, bello, ottimo, quindi OpenOffice, qui parliamo di OpenOffice, allora OpenOffice ha buone prospettive. Perché? Perché non c'è stata un reunion, diciamo, perché non si sono rincontrati i due progetti? Perché la differenza tra Dublin Foundation Stiftung e Apache Software Foundation è che quest'ultima si fa comandare da virgolette dai soci. Siccome il socio è maggioranza di IBM, il detto si fa quello che dice IBM, punto. E come diceva prima Federico, i programmatori spesso sono un po' estroversi, no? Non dire un po' estroversi. E quindi hanno un certo caratterino e non sempre riescono a sottostare ai diventature, diciamo, aziendali. Per cui non c'è stata reunion, nel senso non c'è stato appeal, non c'è stata questa, cioè c'è stata la proposta, no? Io vorrei fare un progetto unico, ha già detto, ma sotto a lui? No, io non ce l'avrei questo fare da sto. E quindi i due progetti tuttora vivono paralleli, OpenOffice e LibreOffice. Ci sono speranze di una reunion? Qui lo dico, qui lo nego. Chiaramente stanno molto attento della questione, vedo circolare mail, insomma, diciamo che si sta aprendo qualche spiraglio perché IBM sta un po' bollando la presa, diciamo così. Una cosa che posso dire perché è ufficiale è che per esempio la direzione del progetto OpenOffice dalla Germania è stata spostata in Cina. Sappiamo tutti perché, insomma,
Però questo dimostra un caso di interesse della Regione Emilia nei confronti del progetto Open Office. Vediamo, le porte sono aperte, però per il momento ognuno va a casa sua, perché la della Open Foundation invece nello statuto c'è scritto che nessuno può superare il 20% di quote, e comunque ogni quota c'è una che ha, diciamo, di un potere decisionale, ecco. E quindi nella Open Foundation ci sono Google, c'è Microsoft, no scusate, non finisce, c'è Microsoft Stanley-Oasis, c'è Google, c'è dato ovviamente, c'è Novelle, ci sono svariate multinazionali, c'è Studio Sport in Italia, però nessuno può prevaricare sull'altro, però proprio dallo statuto non è possibile, quindi la garanzia di indipendenza è rispettata. Questa è la crescita degli sviluppatori, vedete nel 2010 c'erano qualche decina di persone che sviluppavano LibreOffice, oggi siamo a 850 sviluppatori. Attenzione, qui da quello che fa migliaia di righe a quello che fa 5 righe all'anno, perché comunque la comunità è open, è aperta, e chiunque fa del proprio, quindi c'è sta chi fa la personalizzazione di interfaccia grafica, chi fa le traduzioni, chi fa la funzioncina stupida. Un nostro amico collega di Perugia, Alfredo Parisi, insieme a Andrea Castellani, che lavorano al SIR, il consorzio di informatica regionale, servizi informatici regionali, hanno realizzato un plugin, cioè un modulo aggiuntivo di LibreOffice per la firma digitale d'Italia, che è diversa ovviamente dal suo modo che abbiamo fatto. Per cui automaticamente tu fai firma, cioè ti crea un pulsante dentro LibreOffice, fai firma lì. Chi esporta il file PDF barra A, apre senza farti vedere il programma per firmarlo, ci mette a cuore la firma digitale e ti crea il file di 7 anni, questa cosa che si sono inventati in Italia, fa tutto da solo, per dire anche questo è contribuire. Questo è lo stato, anche questo lo so rifatto perché era brutto, l'ho fatto colorato e qui che vettoria è bello. Vedete che 850 committers, perché cioè, in realtà sviluppatore è limitante, no? Cioè, to commit in inglese significa dedicarsi a, e quindi persone che si dedicano al progetto, tra programmatori, traduttori, contatti. Vedete che c'era una parte in comune con Open Office tuttora, perché c'è gente che comunque non è tra virgolette talebano, come dice, no, come si suol dire, cioè, quindi dice, vabbè, tanto gli oggetti comunque hanno molte parti in comune, deve essere anche l'80% del codice comune. Perché poi voi volete dire con le licenze, però la licenza IBM insisteva con la Apache Foundation, perché la licenza di Apache è molto permissiva, si dice, cioè a differenza di quello che diceva prima Federico della licenza GPL, quella di Stallman, che ti obbliga a fare, a rendere pubbliche le modifiche, cioè tu fai la modifica di LibreOffice liberissimo, però poi dopo non la puoi chiudere, non puoi dire no, facciamo modifica e la leggo perché non lo puoi fare, non lo puoi fare, questa è un'altra scelta categoria filosofica di Open Foundation rispetto al progetto Open Office. Invece fa la Apache Foundation, la sua licenza dice fai quello che ti pare, punto. Tu puoi adottare quel software, modificarlo, quello che vuoi, e lo puoi anche chiudere. E questo a noi costa bene. Dico noi perché sapete che faccio parte del PDF. Questo è il vecchio Open Office, che attualmente non c'è più, questo è il nuovo Open Office, quello di Apache. Vedete che Apache Open Office conta in realtà 45 committers in totale in tutto il mondo. Quindi secondo voi qual è il progetto vivo tra i due? Chi è che c'ha investito, insomma, ok? Vabbè, e si è visto anche negli anni, perché LibreOffice ha una major ogni 6 mesi, no, una major ogni anno, e insomma, poi lo vediamo. C'è l'asci regolare, cioè LibreOffice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, cioè regolare ogni 8 mesi. Invece OpenOffice è stato fermo già dato da 3.2 pare per anni, e poi uscita dalla 4.0, con la 4.1. Grandi investimenti sulla qualità del software. Qui ci sono i cicli di sviluppo, vedete? 3.3, gennaio, luglio, 3.4, luglio, cioè ogni 6 mesi c'è una minor, ok? E ogni 2 anni c'è una major, un po' come accade per Ubuntu, tutti i grossi progetti software, anche Libre. Nello specifico la versione 3 di LibreOffice puntava al refactoring. Tenete presente che
Comunque le radici sono un ragazzetto dell'86 tedesco, quindi il codice è tutto commentato in tedesco, era tutto commentato in tedesco, che per carità la mia amica Leo conosce io non per te. Per cui c'è stato un grosso lavoro di refactoring, nel senso di tradurre tutti i commenti. Sapete che quando uno scrive un programma è buona mamma commentare, cioè scrivere il seguente blocco di righe serve a fare questo, quest'altro blocco serve a fare quest'altro, tu lo scrivi in tedesco, sto contento, ma c'è questa mazza. Per cui c'è stato un grosso lavoro di traduzione. Poi pulizia, il cosiddetto taglio dei ramicetti. Il programma è evoluto negli anni, ci sono cose che non servono più, altre che sono cambiate, quindi un lavoro lì. Invece nella versione 4.0 poi c'è stato proprio un miglioramento delle funzioni, cioè un cercare nuove funzioni, nuove funzionalità, un migliorare e innovare il software, fermo restando comunque la pulizia che non è finita, insomma, voglio ancora tagliare. Però siamo passati dal 100% iniziale, il documento tedesco, se non mi ricordo male, siamo intorno al 12-13%, ancora qualcosa c'è in giro, perché intanto ci sono delle parti del software che alla fine funzionano e nessuno le tocca, cioè quindi se funziona perché la non tocca e quindi sta là. Questo è un intento che non sta a lunga, che sa. Si sta parlando del questa è un'indagine fatta da Terzi sulla qualità dei vari progetti di software. Vedete che purtroppo non è necessario dare i cugini di Apache per l'offesa, però in questo grafico sono i peggiori, cioè migliore e più basso. Questi sono i difetti, gli errori ogni 1000 righe di codice. Quindi LibreOffice sta sotto lo 0,1, cioè sostanzialmente c'è meno di un errore per ogni 10.000 pratiche righe di codice. Notare che Samba, altro progetto open, che è un file server, perché non sa quello che vedrà tipo Windows e Firefox, con il kernel di Linux sta intorno allo 0,5. La media del software libero sta intorno a 0,65 ed è più bassa della media del software proprietario. Ennesima dimostrazione che il software libero funziona. C'è più controllo, c'è più gente, cioè quindi il fatto che chiunque può guardare, mettere bocca, tra virgolette, di fatto non c'è possibilità di trovare il vino, difetti. Mozilla Firefox sta intorno allo 0,7, Mozilla Thunderbird purtroppo non se la passa benissimo. Tenete presente che comunque parliamo di ottimi livelli, cioè perché anche la pace per l'office, se pure ci avesse uno, ma parlare di un tempo proprio di mille righe di codice, non è che. È come se era portato a una data di scrittura, invece cioè del documento mi pare che il codice era 400 pagine. Cioè un errore di 400 pagine, cioè basta. Comunque sei bravo. Formato standard dipendente e aperto. E come dicevo prima, è dipendente da un unico software e quindi vendor. Nel senso che questo formato, l'open document format, che è quello adottato in LibreOffice, è garantito dalla Oasis, che è un consorzio, diciamo, internazionale, di cui paradossalmente fa parte anche IBM, Microsoft, la NATO e ovviamente la Open Foundation. Cioè quindi questo ci garantisce l'indipendenza, non è come l'RTF, ha mandato Microsoft e porta avanti lei. Ed è standard ISO, chiaro? A livello internazionale è standard ISO, cioè quello è dichiarato, ed è aperto, lo vedremo. È interoperabile perché permette la condivisione trasparente dei dati del sistema eterogeneo, che significa che se io quel file lo faccio su Windows, poi lo porto su Linux e poi lo porto su Mac, non cambia. È esattamente quello che vedo a video, è esattamente la stessa cosa. Vi garantisco e vi assicuro che nessun altro programma fa altrettanto. Cioè, Word della Microsoft, ottimo software. La versione del Windows è una cosa, la versione del Mac è un'altra. Sono proprio due programmi diversi, due squadre software diverse. La compatibilità c'è, ma io vi assicuro che se prendete un documento Word fatto da Windows o portate su Mac, se avete diverso, ma parecchio diverso, e invece meglio non sarà un meglio. Sì, c'è cioè, spazio. È capitato un caso delle tesi di laurea. All'università un professore aveva portato il Mac con Office per Mac. Se fosse stata una tesi fatta in doc, che se l'era completamente spaginata la slide che faceva. Tenete presente che nell'ambito dei
passaggi a formati e tra piattaforme è molto importante comunque che il documento sia scritto bene. E questa è una guerra che porto avanti da sempre, perché purtroppo nessuno nasce imparato, per cui che succede? Se non testo che insegnano, sai, la maggior parte della gente viene buttata davanti al computer e scrivi. Magari mi togli la macchina per scrivere e ti dico come fare spazio, via. No, è il male. È chiaro che poi dopo spaccia, cioè dopo non pretendere che si vede bene l'altra faccia, dopo lì non è colpa di Microsoft, sono dicendo che è colpa di quella. Vabbè, è neutrale perché come detto non costringe, usare una specifica software, ma lascia anche scelta. Cioè, se hai una standard ODF, se tu non puoi usare LibreOffice, usi OpenOffice, puoi usare AB Word, Numeric, Calligra, ci stanno N software che sono compatibili con Open Document Format. Persino Microsoft Office. Dal 2010 in poi si stanno costretti, più o meno così. Non mi ricordo, una piccola parentesi, la Microsoft per correre i vari ha fatto un formato che si chiama OOXML. Office Open XML. Voi potete scegliere da Microsoft Office di salvare OOXML. Peccato che l'ha fatto anche standardizzare, ma a parte che ci sono 7.000 pagine specifiche, quindi tanto aperto, insomma, 7.000 pagine, una vita per leggere. Ma poi lo standard, cioè la versione standardizzata è una che si chiama, che attualmente si chiama OOXML Strict, cioè strettamente osservando lo standard, ma dopo comunque la Microsoft come sempre ha detto ma sì, ma faccio neanche fare. E quindi sono uscite le OOXML 1.1, 1.2, 1.3 e così via. Quindi che succede? Che se tu, ascoltate bene, se tu vuoi usare anche il loro standard, che per carità è stato, non è ISO, ma comunque uno standard europeo, ma comunque stava standardizzato anche quello, tu appena apri Word, parlando di Word, la prima cosa che devi fare prima di toccare qualunque cosa, cioè non puoi neanche cambiare il colore, il carattere, niente, la prima cosa che devi fare è salva un nome e gli dici OOXML strict, subito, se non lo fai, è tardi, ciao. Quindi tu la prima cosa che fai questo, che è una cosa che naturale che lo fanno, cioè prima appena apri il nome dopo, ma bene, insomma io inizio a scrivere, dice aspetta, lo salvo. E se poco poco sbaglio, lo passa a qualcun altro, e questo non fa la stessa operazione che hai salvato strict, cioè appena esci da quel seminato non ci torni più. Insomma, è uno standard un po' per modo di dire. È perenne perché tutela la patrimonio informazione nel tempo di fronte all'evoluzione della tecnologia. Tra poco vedremo il perché. Sostanzialmente, siccome non è un formato codificato che soltanto le macchine possono leggere, ma anche gli esseri umani possono leggere, fra 20 anni, se ancora sapremo leggere, fra 100 anni, saremo in grado di interpretare questo formato, vediamo un po'. Quindi ho detto già che è un standard ISO, c'è la OSIS dietro, è supportato da Microsoft nel 2010-2013. Ah, lo ha adottato come standard governativo l'Inghilterra, scusate, il Regno Unito, e il governo olandese. Cioè, quindi nel Regno Unito e in Olanda lo standard nazionale è l'ODF, punto. La versione corrente è l'1.2 e in sviluppo l'1.3. Questi li ho fatti io, quindi se andate in qualunque altra città d'Europa e vedete queste slide sono quelle che ho fatto, perché ce le scambiamo, è una collaborazione a questo. Vedete, questo è un file di videoscrittura, ho fatto una tabella, no? Ci ho scritto in maniera accedente. Che succede? Il file ODT, vedete qui cosa si legge, della ODF.ODT, ODT sta per Open Document Text, no? In realtà è un file zippato, infatti l'altro giorno è stato zippato perché non so quale amministrazione pubblica, da una parte abbiamo risultato perché no, forse non lo c'è un po' di stampa, non mi ricordo. Comunque un ente pubblico ha pubblicato finalmente dei documenti in formato ODF, in formato aperto, però va zippati. Poi il single file, come dice, c'erano 10 file in zip, vabbè, c'è ragione, ma se tu zippi il singolo file ODX, cioè ODF, insomma, c'ha senso perché è già un file zip. Cioè se voi dentro Windows prendete un file ODT, lo rinominate .zip, dice sei sicuro sì, dopodiché lo aprite, possibilmente lo set zip o in zip volete fare, vedrete questo, cioè dentro il file ci sono altri file. Il più importante
questo, sai che no, scusate, content.xml, content, quello è il cuore del file, del, cioè il contenuto, infatti. Andiamo avanti, ecco qua. Questo è sempre il mio bravo file di prima, e questo è content.xml, già no. Però se vedete c'è scritto, questa, sarebbe scritto te qui, cioè c'è scritto tutto bene e esteso, no? Tabella 1, il nome della tabella, è una tabella, tabella 1.a, tabella 1.a, è descritta in un XML, bravo, c'è un linguaggio a markup, leggibile ad essere umano, quindi fa 100 anni, 200 anni, lo apro, lo leggo, cioè non c'ho più, non esiste più LibreOffice, un altro, va bene, comunque io leggo questi documenti. Se voi fate la stessa cosa con un file di Word, per dire, vedete una serie di codici che conveniamo nei clienti geroglifici, il leggibile dell'essere umano, perché sono codici che sono codificati per la macchina e non sono leggibili. Allora, che succede? Usare questo sistema, chiaramente, occorre spazio, ma tanto quello zippando, fine del problema. Quindi, paradossalmente, comunque, di solito, i file di LibreOffice, insomma, i file ODF sono più piccoli dei file di una certa volta, quantomeno la versione vecchia, doc, XLS, eccetera, eccetera. Interoperabilità. Vabbè, che abbiamo già detto tutto. Abbiamo detto che apre e salva anche il formato Microsoft Office, chiaro, sia il vecchio che il nuovo. Ha degli standard, dei comandi che sono standard di multipiattaforma. Tendenzialmente è bello usarlo con fonti libere, perché una cosa che per esempio molti non sanno che vediamo da poco è che anche i font hanno un loro copyright, non è che lo dovete fare, e i font vanno usati con attenzione perché magari non siete autorizzati a usare il font. Comunque è compatibile ovviamente con gli elementi grafici e sono suggeriti JPEG in FTNG. Nel multimediale è compatibile ovviamente con MPEG 3 e più o meno MP3, insomma. In realtà è MPEG 1, MPEG 3, OGG, MP4, HD256, costruzione neutrale del documento, cioè sostanzialmente come avete visto, tutta la luce del sole, non ci sono robe nascoste, codificate, eccetera. Questa è una funzione molto importante che LibreOffice si guarda appresso le tempi di Star Office, cioè subito misero le esportazioni in PDF senza programmi aggiuntivi. E faccio notare che non è se vabbè faccio PDF, no, no. Qui posso scegliere quali pagine, posso scegliere se comprimere le immagini con o senza perdita, posso dirgli di ridurre la risoluzione delle immagini perché magari questa è un'anteprima, cioè immaginate che ne so, il catalogo IKEA, lo butto là, con quelle belle foto, no? Cioè, se io devo mandare in giro PDF, lo stesso che mando alla stampa, sarà qualche giga di roba, chiaramente con quella qualità. Per vederla video sul computer basta anche meno risolute le foto, va bene, quindi posso, senza fare operazioni strane, vengo qua e mi guarda, scala tutto a 72 dpi, 100 dpi, che più o meno lo schermo, anche se non si dire retina, testi di schermi, altissima risoluzione, questo è cambiato. Posso incorporare il file open document dentro il PDF, questa è una cosa importantissima. Tenete presente che LibreOffice può aprire il PDF e modificarli. Udite, può aprire, modificare il PDF e modificarli. Però, siccome i PDF nascono dal linguaggio PostScript, PS, che è un linguaggio per la stampa, cioè un linguaggio che Adobe è diventato per pilotare le stampanti, per quindi traccia la linea, vai qua al letto, riempisci il colore, fai questo, fai quello, ok? Per cui non è un linguaggio espressamente, diciamo, per la composizione, la videoscrittura, per esempio, no? Quindi, se un PDF è generato in maniera classica, normale, quando lo aprite LibreOffice, innanzitutto lo apre dentro Drop, perché parliamo di paginazione grafica, che è il componente giusto del Drop. Poi, tendenzialmente accade che se uno ha un paragrafo di 10 righe, ogni riga è una casella di testo, perché così viene codificato e disegnato sul PDF. Se io però incorporo l'open document dentro il PDF, faccio un cosiddetto PDF ibrido, perché il bello del PDF è che ci sono molto aperti, ci sono mettete tutto. Io tempo fa ho scoperto che esiste un PDF con un 3D dentro, cioè un'immagine tridimensionale dentro. Tu apri, ad aprire, poi ti apri, giri, vedi, che non lo sapevo, anche questo. È molto aperto, ci sono mettete quello che volete. Quindi il PDF ibrido che contenga l'open document vi permette a quel punto di, quando lo aprite,
arriverà che se ne accorge, ovviamente, vi apre di nuovo il documento in video scrittura e lo potete modificare a pieno titolo. PDFA è quello per l'archiviazione, che è anche questo una, diciamo, standard nazionale, cioè, magari quando volete parlare con l'Inps piuttosto che con la Camera di Commercio e quant'altro, dovete mandare PDF/A, che garantiscono la ICP da negli anni, perché incorporano dentro i font, per esempio. Cioè, se tu usi un font particolare, normalmente il PDF è solo fatto attraverso il font. Se nella macchina dove viene letto non lo trovo, c'è un po' simile, fanno per famiglie i font. Invece PDF/A traccia, piccina su tutto, diventa più grosso ovviamente, però ti garantisce che tu fra 10-20 anni puoi arrivare esattamente come era, perché c'è tutto dentro. E lui fa. Vabbè, non vi sto a delineare DAG contro DAG, segnalibri, insomma, fa un mucchio di cose. Cioè il PDF li fa seriamente. Tenete presente che questa è solo la prima scheda, poi c'è stata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, bravo, giusto, mi sono perso qui, no? Ok. Tenete presente che, come mi suggeriva Simone, con il LibreOffice si possono fare anche i PDF editabili, nel senso quelli in cui le caselle dove potete scrivere. Quando fate la modifica, puoi scrivere alla situazione Tecnico Look piuttosto che Libre Italia, Development Foundation, quello che è. Invece di fare le cartacee, stampi, scrivi a mano, scannerizzi, film, scannerizzi, che ormai stavo nell'epoca. Fai un PDF editabile, fai, e addirittura è un po' complicato, ma normale così, ci sono tecniche per far sì che una volta che l'utente l'ha compilato, cioè sicuramente lo possa fare, compilato e te lo rimanda. Però è utile perché magari c'è una prova in colla, no? Però insomma, c'è la possibilità di fare in modo che dopo il PDF mandi i dati sul database, che è un po' meglio, se no dovrebbe già tutto bello tra. È un po' macchinoso perché ci stanno mille di database, ci sta un po' di tutto. Di solito si fa una cosiddetta post sul sito web. Cioè tu ci metti il pulsante con una piccola mano, quello che però si riporta dentro il PDF. Quando leggi quello lui ti apporti i dati, sei sicuro, sì, tranne. Ok. Va bene, i caratteri, vi dicevo che sono proprietari. Questi in particolare, i cosiddetti font C, cioè font C, quella C di Microsoft, questi qui sono tutti quanti sottostanno alla licenza di Office, Microsoft Office. Cioè se tu usi, che ne so, Calibri senza avere la licenza di Office, se qualcuno risale a te, cioè comunque fai il documento mando in giro, poi risalgono a te, ma vedete quanto ce l'hai l'Office? No, l'ho fatto Writer, l'ho fatto, che ne so io, LibreOffice, comunque. Sì, perché LibreOffice è a posto, ma il font non lo potevi usare. Paga, chiaro? C'è scritto nella licenza di Office, se sono qua, perché non legge 50 pagine scritte di ricordo, ma ci sta scritto. I famosi C font sono proprietari e brevettati. Esistono fonti libere in quantità industriali, ci sono svariati font, io qui ho riportato Google Fonts, ma c'è anche Da Fonts, ce ne stanno tanti, Open Fonts, ce ne stanno tanti. Il bello degli Google Fonts è che ti riporta insieme al font la licenza, cioè ti dice. Se tu non sei sicuro, tu scarichi il font insieme ci trovi il file di licenza che dice guarda, puoi fare questo, 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 non puoi fare quest'altro. Adesso hai capito, non puoi fare, quante non c'è più mai. E 650 font penso che lo possono abbastanza. Eccellente interoperabilità, come dicevamo, apre e chiude, cioè legge e scrive i file di Microsoft Office, chiaramente da riferire il suo, l'ODF. ODF è la famiglia, no? Open Document Format, chiaramente ODT è Open Document Text, OTT è Open Template Text, cioè il modello di testo in formato open text, come il dot the word per capirci, che comunque legge. Legge e scrive doc, docx, l'LTF che ve lo sono segnato, txt ovviamente, e txt codificato, cioè CSV che diciamo prima. Ecco qua. Quello che ho appena detto, questi sono i formati consigliati, accettati e sconsigliati. Le migrazioni. Esiste, come diceva il ministro, un protocollo di migrazione, nel senso che con l'esperienza abbiamo, e mi ci metto perché ne ho fatto parte, abbiamo codificato, non nel senso di chiuso però, codificato nel senso di trascritto, di appuntato, abbiamo fatto un documento che riporta la buona pratica, una buona strada da percorrere per fare una migrazione. Migrazione che significa passare da Office a LibreOffice. Questo ve
del codice di amministrazione digitale. È una legge nazionale, finalmente, che fa seguito a svariate leggi regionali, di cui la prima in assoluto in Italia è stata quella del 2006, la legge 11, che prevedeva l'adozione del software libero. La legge 11 regionale del 2006, regione Umbria. Poi c'è stata anche la Sardegna, insomma altre regioni, alla fine sono svegliati e hanno fatto un codice. Questo mi pare che è sembra che nel 2010-2011 comunque questa legge. Ampiamente disattesa, perché ora c'è la legge che obbliga le pubbliche amministrazioni a usare il software libero, ma dopo fa sempre lì, no? Che fa tal legge. Questo è il protocollo, diciamo, lo schema del protocollo di migrazione, che vedete la prima cosa da fare è un'analisi, cioè vedere quanti fari documenti ci sono nella prima finestra seguono esistenti, se ci sono le macro, vedere cosa fanno, cosa non fanno. Perché ho detto che apre e scrive i file di Microsoft Office. Quando ci sono le macro qualcosa si complica, perché chiaramente lì insomma. E vedere se ci sono le integrazioni con altri software, cioè tipo che ne so. Dei programmi che tu dici molto nel capo, automaticamente Word, poi salvano dentro i file, no? Cose di questo tipo. Poi si fanno dei test, ma si parte subito con la comunicazione è la cosa più importante. Affinché la comunicazione riesca, devi rendere partecipe l'utente finale, specialmente le pubbliche amministrazioni dove non me ne abbiamo, insomma, tendenzialmente sono abitudinari, come tutti, fanno sempre lo stesso lavoro magari, no? Però che succede? Gli cambi la lingua, insomma. Giustamente dice, ma perché mi fa questa cosa? Perché non ce l'hai con me? Quindi che succede? Che giustamente vanno motivate le scelte, cioè non è cari dall'alto, dici da domani senza LibreOffice, la guerra. Peggio, ottieni peggio, ottieni una guerra che hai detto, tendenzialmente non riuscirai a migrare e darai un pessimo esempio a livello mediatico, cioè diranno, ma non è possibile migrare, non è vero, è solo stato fatto male. La comunicazione deve iniziare proprio dai finissimi passi, deve iniziare a rendere partecipi e consapevoli gli utenti, spiegargli che è una scelta motivata, una scelta giusta, ci sono motivi differenti per coinvolgere target differenti, cioè l'utente finale può trovare giovamento ad esempio perché può usare lo stesso software a casa e in ufficio senza violare le leggi, può fare una serie di vantaggi. Il manager, per esempio, no? L'apice, la struttura apicale, magari troverà più interessante l'aspetto economico e i risparmi che si hanno. Tenete presente che la migrazione non è gratis, nel senso che comunque ci vuole la manodopera di chi installa il computer, chi fa questa comunicazione, cioè chi prepara lo scuro, chi fa formazione, perché vedete che il secondo passo è il training. Cioè, tra l'altro, quindi alla fine ha un costo, ma è comunque inferiore al costo dell'acquisto delle licenze nuove. Molto spesso le pubbliche amministrazioni hanno ancora Office 2000-2003, se non peggio. Che succede? Che paradossalmente passare da Office a LibreOffice, cioè da Office 2000 a LibreOffice, è meno impattante, è meno sconvolgente che passare da Office 2000 a Office 2007-2013, perché per chi l'ha vista è cambiata completamente l'interfaccia. Mentre LibreOffice mantiene un'interfaccia simile a Office 2000-2003, la Microsoft ha deciso di stravolgere tutto perché doveva essere diversa e tanta gente ci sbatte la testa. Che succede? Se tu passi da Office 2000 a 2007, praticamente a 2013, non solo spendi una barca di soldi, ma comunque la gente si trova l'impatto iniziale perché il programma è completamente cambiato, quindi hai speso dei soldi e hai un disservizio se vogliamo. Con i soldi che tu risparmi dall'acquisto delle nuove licenze riesci, uno, a dargli un sistema che è poco diverso da quello che hai, due, formare il personale, cosa che in Italia invece di buttarli davanti al computer finalmente gli fai veramente un corso di scrittura, di fogli di calcolo e quant'altro degni di questo nome, cioè gli spieghi veramente come funziona un computer. E alla fine della fiera hai risparmiato. Nella specifica il progetto LibreUmbria, quello che vi citavo prima, hanno risparmiato circa 220.000 euro tra tutti gli enti, la provincia, consiglio regionale, provincia di Brugia, consiglio regionale e ASU da Umbria Nord. Questi sono i moduli che abbiamo, diciamo, codificato.
ovviamente c'è un modulo base per tutti, qui scusate il gioco di parole, base base, che base è il nome del programma e base è specifico per basilare il corso. Poi c'è una versione avanzata per tutti e per alcuni c'è anche un collaterale, nel senso per esempio comunicare con WordPress non è un corso di informatica, è un corso di design. Di design e di, sì, esatto, di insegnare a comunicare. Quindi l'ha fatto, perché abbiamo fatto questi corsi in progetto di gruppo, ovviamente, l'ha fatto un ragazzo che non era un informatico, era uno esperto di comunicazione. Quindi, che ne so, per fare un esempio, per chiudere le regole per cui non si usano colori simili sui slide, ci cioè essere dei contrasti, non si usano, cioè, insomma, no, per non fare slide macchiane, per non stancare gli occhi, per non far cadere l'attenzione delle persone, cosa che invece non si sta facendo. Insomma, che io non ho fatto questo. No, una lezione l'ho seguita, lo sincero, ed era veramente interessante, però è stato per lui, già stavo rimando con la mano. Concludo parlando della comunità italiana e l'Associazione Libera Italia. È un'associazione di volontariato, importante, costituita da sviluppatori, funzionari pubblici, perché tanti dei funzionari all'interno di queste dell'UNRWA, per esempio, sono costituiti come fondatori, imprenditori, formatori, utenti, importanti. Tenete presente che la Libera Italia promuove l'uso di LibreOffice e di ODF, quindi adesso LibreOffice, cioè per noi è importante anche usare gli standard, e gli open data in generale, l'apertura e la trasparenza in generale. Abbiamo oltre 150 soci in meno di 2 mesi, per dire la verità in meno di 72 ore siamo arrivati a 100, ampiamente oltre le nostre aspettative, cioè non immaginavamo minimamente il risultato del genere, siamo molto contentissimi. Io organi dell'associazione sono il consiglio direttivo, di cui faccio parte, i fondatori, di cui faccio parte, e i progetti leader, di cui ancora non faccio parte, siete uguali. Il consiglio direttivo è il consiglio della Sala Montegiore, provincia di Perugia. Lei è di Todi, è di Marciano, vive a Todi e lavora a Perugia. Maria Martini, vicepresidente, è di Bastardo, tira Milano. Giordano Borghetti è di Bergamo, è l'unico numero, se vogliamo. Andrea Castellani è perugino e lavora al SIR. Alfredo Parisi è nato a Matera, a Potenza, insomma, laggiù, lucano. E ha lavorato a fare il SIR fino a poco fa, adesso è stato preso dalla ASL 2, quella nostra, a Orrieri. Gabriele Bonzo non so chi sia. E Italo Mignoli, il presidente onorario, anche lui è nato a Assisi, ma viene da sempre a Milano. I progetti sul territorio sono molteplici. Il primo di tutti è stato LibreUnRWA, che è quello che ha portato alla formazione di Libre, ma c'è anche LibreVeneto, come vedete, ce ne sono svariati altri. Possiamo contare esperienza di migrazione di circa 16.000 abbastanza di tutte. Cosa facciamo? Seminari, quello che abbiamo fatto, corsi di formazione e eventi divulgativi in generale, e quindi partecipiamo anche a progetti divulgativi. Il nostro target spesso sono le scuole, perché è bene iniziare da quando sono giovani, che hanno iniziato di quei prodotti che poi magari dopo una volta abitudine, ormai è proprio difficile rinunciare. La community su Google Plus ha oltre 2.400 per i segni di sera, 2.460 membri. Sì, sì, perché c'era quella prima, 2.450, non lo so. E ogni giorno condividono esperienze, fanno richieste, quindi anche quello è un punto in cui si può chiedere anche assistenza. Abbiamo accanto Twitter, pagina Facebook, un profilo SlideShare dove andranno anche queste slide, canale YouTube e un blog che è libretario.it. Cosa bolle in mente? Cioè cosa stiamo per andare a fare? Il 29 novembre faremo la prima conferenza italiana di Libre Italia. Non sappiamo ancora dove, stiamo un po' trattando, forse a Bologna. Corsi di formazione abbiamo già detto, corsi di formazione per sviluppatori, forse questa è una cosa un po' particolare, cioè chi vuole mettere mano al codice di LibreOffice e svilupparlo, chiaramente va introdotto, chiaramente ci può provare, ma insomma sono milioni di codici, un attimino con la idea di questa cosa. Supporto alla
ECDL, la European Computer Driver License, questo attestato che dovrebbe certificare il sapere usare il computer, che fino a pochi anni fa era fatto solo con una Microsoft Office, Windows e Microsoft Office. Grazie a Dio, ora c'è la OpenCDL che prevede l'uso di Linux come sistema operativo e LibreOffice come suite da ufficio. Relazioni istituzionali nel mondo della politica, lobbying, mera lobbying, necessario, perché tanto se vuoi cambiare le cose in Italia devi fare con i politici e devi lavorare ai fianchi, come si dice. Formazione all'interoperabilità per gli utenti, è insegnare agli utenti non solo usare il software, ma soprattutto a rispettare gli standard, cioè a esportare, a usare i formati aperti, è di vitale importanza. E in generale, educarli a usare il software libero quando possibile. Questi sono i contatti, questi sono i contatti dell'associazione e questi sono i miei. Grazie e scusate se vi ho derivato. Il Terni Linux User Group organizza il Linux Day 2014. Apri la tua mente, usa il software libero a casa e al lavoro. Alla Biblioteca Comunale di Terni, sabato 25 ottobre dalle 10 del mattino, per scoprire un modo nuovo, gratuito e libero di essere impresa o cittadino. Ingresso gratuito.